Ragazzi, buongiorno a tutti, ben ritrovati in un nuovo video. Allora, oggi è sabato, penso 17 ottobre e sono ormai mezzogiorno e io sono finito adesso di fare un pochino di cose in casa, ma in realtà niente di che perché stamattina sono stata parecchio impegnata tra una chiamata e l'altra. Mi sono lavata, mi sono fatta la piega, soltanto che appunto per via di queste chiamate ho perso un po' di tempo, quindi alla fine non ho fatto praticamente quasi nulla in casa. Se non rifare il letto, piegare le lenzuola e fare una lavatrice e basta. E, però alla fine la casa è abbastanza pulita perché l'abbiamo pulita già in settimana e dovrei lavare uno dei due bagni perché l'altro non si può per ovvie ragioni che adesso vi dirò. Comunque insomma volevo un attimo aggiornarvi sulla mia giornata. Oggi è una bellissima giornata di sole, qua c'è alla schiena, no è andata via. E c'è la Niki fuori che si prende il fresco. Oggi appunto, come vi dicevo, è tornato il sole. Gli altri giorni aveva fatto bruttissimo perché insomma ha fatto gli ultimi 3 giorni di pioggia, nuvolo, proprio tempo grigio, uggioso, bruttissimo, e ha piovuto anche parecchio. E invece adesso è tornato il sole, dovrebbe essere proprio bello tutto il weekend. Scusatemi il rumore di sottofondo, ma c'è la lavatrice che sta facendo la centrifuga. Sta finendo. Qua abbiamo 2 lettiere da qualche giorno perché praticamente c'è una novità che adesso vi spiego. C'è Giovanni con le cuffie che si sente la sua musica in santa pace. Allora, come vi dicevo, c'è una novità da qualche giorno, da giovedì precisamente, giovedì sera. Se mi seguite nelle stories l'avete sicuramente visto perché ho pubblicato diverse stories a riguardo. Allora, tutto è iniziato praticamente domenica scorsa quando io sono tornata da casa dei miei, che avevo fatto anche il video del finale dell'ultimo vlog in cui vi avevo salutato, e praticamente poco dopo, circa mezz'ora dopo che vi avevo salutato, è successo che io, mentre guardavo la TV, ho iniziato a sentire piangere giù dalla strada. Allora ho detto, si vede che c'è un gattino in casa di qualcuno e hanno le finestre aperte, si sente molto, no? Niente, fatto sta che continuo a sentirlo, che piange, che miagolava. Niente, alla fine mi affaccio sia in cucina sia poi in sala e vedo sbucare da una macchina questo micino minuscolo, ma proprio minuscolo, che camminava poverino tra le macchine sul marciapiede giù qua nella mia via, no? Noi siamo in centro e quindi io appena l'ho visto mi sono precipitata giù dalle scale per andarlo a recuperare. Per fortuna si è fatto prendere, quindi l'abbiamo portato su, l'abbiamo tenuto un'oretta in casa, era le 10:30, 11, quindi alla fine
siamo stati fino a mezzanotte a non sapere cosa fare, perché non sapevamo se tenerlo una notte e portarlo il mattino seguente in clinica o al pomeriggio dopo che Giovanni finiva di lavorare, perché lui finiva di lavorare alle 2. Quindi purtroppo bisognava tenerlo fino alle 2 e non più che altro sapevamo come stava. Non potevamo saperlo perché logicamente era messo molto male, perché si vedeva che aveva tutto, un'infezione respiratoria, raffreddore, muco, tremava dal freddo, quindi probabilmente aveva la febbre. Io ero disperata, perché poi a mezzanotte della domenica sera non sapevo assolutamente cosa farci. Allora abbiamo contattato subito un'associazione della nostra zona, che gentilmente ci ha mandato subito il numero della clinica veterinaria che c'è qua a Serravalle, che è la più vicina per le urgenze, e quindi ci siamo messi in macchina, abbiamo caricato lui, l'abbiamo tenuto chiaramente in una bella copertina al caldo, perché aveva probabilmente la febbre, l'abbiamo portato subito in clinica ed effettivamente ci ha detto che era appunto molto raffreddato, aveva la febbre a 39, probabilmente pulci, acari, era messo male, e poi questa brutta infezione respiratoria, probabilmente la rinotracheite. E quindi niente, gliel'abbiamo lasciato lì. Per fortuna abbiamo tirato un sospiro di sollievo, perché ce l'hanno preso subito, perché io avevo paura più che altro che magari non superasse la notte, che magari era troppo, poi peggiorava, insomma ero veramente preoccupata. E per fortuna insomma ci hanno dato una grossa mano loro, l'hanno tenuto qualche giorno, però purtroppo, non avendo il posto, l'associazione ha dovuto ridarcelo, perché loro non avevano il posto in cui tenerlo, perché hanno veramente tantissimi gattini già e non avevano proprio posto. Quindi giovedì sera Giovanni è andato a riprenderlo a Serravalle e adesso ce l'abbiamo già da giovedì sera, oggi è sabato, e insomma abbiamo questo micino di 2 mesi forse, che stamattina mi ha già fatto prendere un infarto, perché avevo lasciato è chiuso in bagno, nel bagno di Giovanni, soltanto che avevo chiuso la porta della lavanderia che dava sulla sala, tenendo aperte cucina, lavanderia e bagno, proprio perché così prendeva un po' aria, perché abbiamo fatto tutte e due le docce stamattina e c'era un casino di umidità in bagno. E nel mentre io ho lasciato la porta aperta, ma era chiuso in gabbia lui, perché ci hanno dato le volontarie questa gabbia gigante per tenerlo appunto lì, soltanto che è uscito da dei buchi che ci sono, che sono un po' grandi, e probabilmente è uscito da lì e io non lo trovo più, ragazzi, mi è preso un infarto che non vi dico, cioè era sparito. Alla fine apro il cassetto del mobile del bagno di Giovanni ed era lì dentro, perché era passato da dietro. Voi non potete capire, ho perso tipo 20 anni in 2 minuti. Comunque, mi devo rilassare, oggi mi devo rilassare perché ne ho bisogno. No, in realtà è bravissimo, perché è stato bravissimo. Stamattina ha fatto un po' il pazzerello, però diciamo che insomma è un po' vivace, perché logicamente a quell'età lì sono tutti vivaci, è un maschio e pian piano insomma si fa conoscere. Io mi sono già affezionata a Giovanni, pure già gli vogliamo bene, però purtroppo noi non possiamo tenerlo, perché abbiamo innanzitutto altre 2 gatte e non sembra, ma averne 2, averne 3 poi cambia la situazione, a parte economicamente, che non sarebbe un grosso problema, più che altro ci sarebbe il problema che lui non si sa se è contagioso per le altre 2, perché non sappiamo da dove viene, non sappiamo che malattie è, se ha appunto malattie trasmissibili. La più grave che potrebbe passare alle gatte sarebbe la fivola felver, leucemia felina o l'AIDS felina. Logicamente noi lo teniamo separato, perché anche quando lo tocchiamo dobbiamo lavarci le mani, e quindi c'è insomma questo problema qua principalmente. E poi anche che è piccino, dobbiamo comunque stargli dietro, non possiamo tenerlo 6 mesi chiuso in gabbia, e quindi dobbiamo starci comunque attenti. Noi non abbiamo il tempo, perché siamo tutti e due fuori per lavoro tutto il giorno, e quindi non è proprio possibile tenerlo. Stiamo cercando di farlo adottare, adesso siamo in contatto con una persona che forse dovrebbe prenderlo, speriamo, tengo le dita incrociate e vediamo. Io intanto adesso ve lo faccio vedere, perché so che siete curiose, e quindi ci spostiamo in bagno. Ed eccolo qua, il piccolino. Ehi, ciao.
Te lo faccio vedere, ecco. Oh, abbiamo ancora un po' di residui di raffreddore. Ciao, ciao. Allora, lui è qua adesso già da giovedì, si è, diciamo, pian piano si sta riprendendo. Stamattina abbiamo visto che, insomma, ha fatto anche i suoi bisogni un pochino messi meglio, ecco, mettiamola così. E pian piano gli sta passando, insomma, l'infezione che aveva domenica sera, insomma, era messo veramente male. Infatti le ragazze della clinica ci hanno messo anche un po' a dimetterlo, insomma, ha messo 2 o 3 giorni, pensavano di dimetterlo il giorno dopo, in realtà ci è voluto ancora un paio di giorni proprio perché era messo abbastanza male. E pian piano si sta riprendendo, anche oggi vediamo che, insomma, sta bene, gioca. E poi parla sempre quando siamo qua noi e mangia insomma tanto. All'inizio, il primo giorno, ha mangiato tantissimo, praticamente non si fermava mai, aveva la ciotola piena, continuava a mangiare. Adesso invece pian piano, diciamo, mangia un pochino più durante la mattinata, durante il pomeriggio, facendo dei piccoli spuntini, insomma, continui, però vedo già che è meno vorace dell'altra sera, dell'altro giorno. E niente, lui quindi sta qua, di notte dorme tranquillissimo. Poi, vabbè, stamattina non capisco se è uscito da questi buchi qua, che effettivamente non sono piccoli, però non pensavo che riuscisse a uscire. Infatti adesso andiamo a prendere delle plastichine che abbiamo giù e gliele mettiamo, sperando di fissarle bene. E quindi, insomma, lui è così piccino, è tanto carino e dolcissimo. È bello vivace, eh? È vero, piccino, che sei bello vivace. Però io mi sono già innamorata, ragazze. Cioè, io già, se penso che dovrò salutarlo, mi viene già da piangere. Però devo cercare di essere, insomma, di pensare al suo bene, al fatto che, cioè, qua non starebbe male, però per noi sarebbe un problema tenerlo, perché ne abbiamo già altre 2. L'importante per me è che vada a stare bene, l'importante è quello per me, la cosa fondamentale. Quindi vi dicevo che per me veramente la cosa più importante è appunto andare a dare una famiglia che se ne occupi bene, che lo tenga al sicuro. Più che altro lì non badate ai cartoni, però purtroppo c'è un po' di confusione, perché mi ha buttato giù i cartoni che avevo messo attaccati ai buchi, perché è scappato il furfante, è scappato. Ho piacere proprio registrare questo video per farvi vedere vicino, perché insomma, così mi rimarrà il ricordo di averlo tenuto e mi potrò vedere filmati, qualche foto. Quindi, insomma, mi fa molto piacere farvelo vedere, perché sono stati dei giorni veramente molto molto pieni, in cui sono stata presissima per lui, a chiamare continuamente volontari, persone che erano interessate ad adottarlo, ma che poi si rivelavano persone non interessate effettivamente. E quindi, poverino, adesso speriamo davvero di avergli trovato una casa, non dico niente, però speriamo. E nulla, adesso lo lasciamo qua tranquillo. Lui, tra l'altro, deve stare sempre al caldo, perché logicamente dall'infezione da cui è arrivato deve assolutamente stare al caldo, tranquillo. Non lo facciamo assolutamente interagire con le altre 2. Anche perché basta niente per passarle questa leucemia felina, purtroppo. E niente, quindi lui ha la sua copertina, che gli cambiamo spesso perché ogni tanto ci fa la pipì sopra. E cosa? Amore mio, è dolcissimo, ragazze. Io penso che mi capirete, però è veramente dura pensare di salutarlo poi. Però al tempo stesso, insomma, è logico che dobbiamo darlo in adozione. Adesso spero nei prossimi giorni di trovare la persona giusta e poi... Allora, sono qui in terrazza perché volevo farvi vedere alcuni prodotti che mi ha gentilmente inviato un'azienda la settimana scorsa, e adesso giro la telecamera così ve li faccio vedere. Eccoci qua. Allora, l'azienda appunto si chiama Biochi e
praticamente vende prodotti per le coltivazioni biologiche naturali. Trovate appunto questi prodotti sia sul loro sito chiaramente, sia su Amazon o eBay, e poi potete trovarli anche in supermercati come Conad o Coop. Ringrazio quindi ancora tantissimo l'azienda Biochi per avermi gentilmente omaggiato questi prodotti. Mi sono stati inviati 2 confezioni di ferro mono e 2 di orchidea energizzante. E adesso, dato che appunto adesso magari dopo pranzo volevo appunto concimare le orchidee, proprio perché non stanno buttando ancora, proprio perché forse magari stressate per il cambio di casa, hanno comunque cambiato posizione dopo che erano nella vecchia casa già da tanto, e quindi volevo appunto dargli un pochino di concime proprio per rinforzare la loro crescita e anche permettere insomma una fioritura, una bella fioritura insomma. Allora, il primo prodotto è appunto l'orchidea Paradise energizzante, che è un concime specifico per le orchidee. Allora, io volevo appunto utilizzarlo subito, adesso magari dopo pranzo, perché volevo rinforzare un pochino le mie piantine di orchidee. Questo nello specifico aiuta proprio a rinforzarle, ad evitare l'ingiallimento fogliare e proprio a permettere una crescita anche dei fiori, una fioritura più duratura e più, insomma, più bella. E scusatemi le macchine. Questo in particolare va bene per tutte le tipologie di orchidee e va appunto va utilizzato costantemente. Adesso appunto volevo cercare un attimo le indicazioni. Allora, sia utilizzando l'effetto benefico, sia utilizzando il prodotto nella dose di 4 ml ogni litro di acqua una volta ogni 8 giorni, alternando l'intervento con un'annaffiatura con sola acqua. Può essere utilizzato tutto l'anno. Chiaramente i loro prodotti sono tutti 100% di provenienza vegetale e sono sostanze organiche appunto 100% vegetali e certificate in agricoltura biologica. Mi sono state poi inviate 2 confezioni di ferro mono, questo concime microgranulare a base appunto di ferro, per curare le carenze nutrizionali delle piante, quindi sia piante da frutto, sia piante orticole, piante ornamentali, siepi, tappeti erbosi. E poi è un concime che previene, diciamo, l'ingiallimento fogliare. Tra l'altro, nei tappeti erbosi elimina proprio la presenza del muschio, favorendone la crescita migliore, e sulle piante acidofile come i rododendri o le azalee permette appunto alla pianta di crescere con più forza e riducendone appunto lo stress. Ma ciao! Siamo venuti in camera per fare le nanne? Effettivamente adesso si sta proprio bene che abbiamo rifatto il letto, vero? Ma non si può disfare subito, ok amore? Comunque ho tirato fuori quella coperta là che vedete, questa qua, la pecora come la chiama Giovanni. Intanto non so se notate dallo specchio, si vede il sederone di Nikita sulla sedia. E quindi appunto l'abbiamo tirata fuori perché io ho ancora il copriletto, diciamo, di Ikea, e poi il lenzuolo della Parure, insomma, di lenzuola che abbiamo, e basta. Quindi non ho messo ancora coperte perché di notte, per fortuna, si sta ancora abbastanza bene, nonostante il riscaldamento sia al minimo, ma in questi giorni lo teniamo acceso anche di notte per far stare il micino al caldo, perché non si può effettivamente se no lasciare al freddo. E quindi di notte abbiamo, insomma, stiamo molto molto bene ancora già con questa. Però per l'evenienza io ho tirato fuori questa qua, perché così se dovessimo avere freddo ce l'ho già lì, perché altrimenti era dentro al letto contenitore. E quindi insomma è così. Stavo pensando comunque l'altro giorno, anzi in realtà ci pensavo già da un po', come sia possibile che nel 2020 ci siano ancora queste... Stavo dicendo appunto che nel 2020 come sia possibile ancora che ci siano delle situazioni di abbandono a parte. Quello è una cosa che non mi spiego e che non mi spiegherò mai, ma a parte quella.
In generale, situazioni di indifferenza più totale nei confronti degli animali, cioè io lo sapete che amo gli animali tantissimo, cioè non c'è un limite, e cerco di fare veramente tutto il possibile, sempre comunque, perché io se c'è una situazione che posso andare a controllare, che posso risolvere in qualche modo, io cerco sempre di fare tutto quello che posso, perché vedere, ma soprattutto sapere che un animale sta male per me è impensabile, cioè io cerco sempre di fare del mio meglio o nel mio piccolo quello che posso per aiutarlo. Così anche mia mamma, anche i miei, anche Giovanni, che comunque è una persona molto sensibile sotto questo punto di vista e che si è sensibilizzata secondo me anche molto di più da quando sta con me. Ed è per questo anche che insomma che stiamo bene insieme, ecco. Però io non capisco come mai ci sia ancora tutta questa indifferenza nei confronti di un animale che sta male, perché io l'altra sera parlo appunto per questo motivo. Mentre vedevo la TV, sono scesa per andare a cercare, a vedere dove fosse, perché lui veramente piangeva proprio per farsi sentire, perché si vedeva che lo faceva per farsi aiutare, perché un miagolio così sembrava proprio un miagolio disperato, di aiuto. C'erano due persone giù, sotto casa mia, lì insomma, nella via. E io ho detto: lo conoscete, sapete dove vive, sapete se è di qualcuno. Mi è stato risposto di no, mi è stato risposto che non sapevano di chi fosse, che loro non potevano comunque tenerlo, come per giustificarsi, no? Perché non l'avevano preso loro. Questo omicino gli è passato davanti a queste due persone, cioè tra i piedi fra un po', e queste due persone alle 10:30 di sera non avevano nessuno sbattimento né di prenderlo né di, penso, recuperarlo né di salvarlo, ma non l'avrebbero avuto neanche a mezzogiorno, secondo me. E non hanno proprio avuto la sensibilità e neanche la sensibilità, perché cioè, tu vedi un animale che sta male, piccolo così, in mezzo al freddo, alle macchine, di sera, prima di andare a dormire, che immagino poi come sarebbe, si sarebbe evoluta poi la situazione, perché secondo me non durava tanto in mezzo alla strada con quel freddo, già nelle condizioni in cui era. Com'è possibile che non ti venga in mente di raccoglierlo, di prenderlo, almeno provare a prenderlo per cercare di fare qualcosa? Cioè, com'è possibile sempre essere così indifferenti nei confronti di un essere così piccolo, innocente e che non può, non può fare niente per salvarsi da solo? Cioè, com'è possibile che ancora ci sia tutta questa indifferenza nei confronti degli animali, nei confronti comunque di esseri indifesi, cioè che sia un animale, poi che sia un bambino, che sia un anziano, ci sono secondo me ancora delle persone nel mondo che se si comportano così con un animale, adesso in questo caso queste due persone non so come erano effettivamente, se avevano dei problemi per cui non potevano prendere su questo gatto, però in generale. Se una persona è indifferente così nei confronti di un piccolo animale in difficoltà, come può non esserlo anche nei confronti di un anziano, di un bambino, di una qualsiasi altra persona in difficoltà? Poi sicuramente magari per loro è diverso, no? L'aiutare un anziano o l'aiutare un gattino. Per me è importante in entrambi i casi, perché se io faccio del bene a chiunque, cioè che sia animale, che sia umano. Poi purtroppo le persone non sono tutte uguali, soprattutto nel 2020, nonostante tutta la sensibilizzazione ormai che ci sia tra di noi, che c'è anche, si sente in TV, si sente in radio, si sente su internet, si sente dappertutto, ancora ci sono persone a cui non frega niente. E niente, mi dispiace di questo e lo condivido qua perché magari so che un po' di persone vedono questo video sicuramente, quindi può essere anche un messaggio di incavolatura, non uso l'altro termine perché non voglio usarlo, ma cavolo, ma perché? Perché non sterilizzate? Perché non aiutate? Perché non fate qualcosa invece di far arrivare un gattino in questo modo, in questo stato?
Cioè, evitate prima, se volete, se non volete avere delle cucciolate, sterilizzate. Non che non ve ne fregate perché non volete tirare fuori i soldi per sterilizzarlo, oppure perché pensate che il gatto così si snatura. Perché in questo caso queste sono le conseguenze. Chissà quanti altri ce ne sono. Motivo. Non ho capito, scusa. Non ci sono per nessuno e per nessun motivo. Perché no? Perché c'è il derby. È giusto, adesso che hai Now TV... Nessuno ti può disturbare. Esatto, soprattutto a te. Ah, grazie. Comunque, vabbè, non ho parole. Allora, prima di concimare le mie orchidee, vi faccio una pausina. Anzi, allora, ho già letto che bisogna metterne 4 ml ogni litro d'acqua una volta ogni 8 giorni. E c'è il misurino all'interno, quindi io adesso vado ad aprire la confezione. Allora, questo qua è il contenitore. So se ok, lo vedete, messo a fuoco. Eccola qua. E poi abbiamo anche il misurino. Quindi mi segna appunto già i 5 ml o i 10 ml. Allora, ho portato qua tutte le mie orchidee, quindi adesso vado a prendere una vado a prendermi il dosatore, questo qua. Hanno detto 4 ml, sì. Quindi questo qua 5. Ok. Poi allora, già che ci sono, volevo approfittarne per rinvasare la mia talea di Pothos, che appunto è stata in acqua per un bel po' di tempo, ha fatto tantissime radici, quindi mi sa che è arrivato il momento di metterla in terra. Quindi di lì ho già preparato il terriccio, che adesso andrò a prendere e lo vado a mettere in questo vasetto qua. Ho già preparato anche il sottovaso e quindi adesso andiamo a metterci dentro la terra e poi a piantarla. Ed ecco qua la mia piantina rinvasata. È molto molto bella già adesso perché è anche un pochino cascante. E mi sa che la riposizionerò sul davanzale, perché comunque secondo me è molto bella. Magari lascio un pochino di spazio qua attorno, secondo me sta molto bene. Allora, io mi sono messa un po' fuori a prendere un po' di sole perché si sta divinamente, cioè anche fin caldo adesso, e mi sono messa da questo lato perché dall'altro c'è ancora l'ombra, vedete? Lì c'è tutta ombra ancora, e quindi invece di qua, che è la parte diciamo vicino alla camera da letto, qua invece c'è il sole, si sta divinamente. E quindi ho fatto uscire anche le gatte, cioè in realtà la Nikki era già fuori, è lì, e l'Alaska era in camera da letto, l'ho fatta uscire perché così prende un po' di sole, sta un po' fuori, poverina, che adesso che c'è freddo praticamente in settimana quando arriviamo molto spesso le facciamo uscire un po' alle 6, ma c'è già buio quasi. E ne approfittano. Dove fai? Cosa? Cosa c'è, amore? Oh, vogliamo fare un po' di due passi perché siamo stufi di stare lì dentro, vero amore? Ma sì, siamo stati tutto il tempo dentro. Adesso facciamo due passi per sgranchirci un po' le zampette. Vero amore? Oh mamma, che piccolino. Oh mamma. Cosa c'è? Cosa c'è? Dove va?
Dove va quel tuo bimbo? Fa... cos'è la corsa ad ostacoli? Cosa c'è? Cosa c'è? Come vedete non è per niente affettuoso, eh? È molto molto arzillo, perché adesso si sente meglio. Mi si sente molto meglio, adesso gli stiamo preparando un po' di pappina, perché poverino gli è venuta fame. Quando parla così è perché ha fame. Poi andava vicino alla ciotola perché continuava a leccarla ma non c'era più niente, allora bisogna dargli un po' di pappina. A quei tuoi piccolini. Ciao, si è addormentato così prima. Amore. Chi è Ali? Chi è? Allora, visto che so che apprezzate sempre molto gli outfit che vi faccio vedere, ne approfitto tutte le volte che faccio il vlog e esco e devo uscire per farveli vedere, visto che è un momento che so che vi piace. Allora, sopra indosso questa felpina di Moschino con questa scritta leopardata e poi sotto, vabbè, ho una semplicissima t-shirt bianca. E poi ho questi jeans, appunto, che sono quei jeans un pochino più larghi, a vita alta, e che appunto ho tirato un pochino su con dei risvoltini. E poi come scarpe invece ho queste qua, che sono le Adidas, scusatemi, le Nike Air Force One, eccole qua, ve le faccio vedere bene. E che ho abbinato con questi calzini belli caldi, che fuori c'è freschino oggi, con queste strisce insomma grigie e rosse di Bordeaux e nulla. Giovanni dice che sembro una baluba con questo outfit, ma io me ne fischio altamente. Comunque lui mi fa sempre tantissimi complimenti, dovete sapere che è il suo modo per farmi complimenti. E nulla, no, scherzo, perché poi magari mi vengono fuori dei commenti in cui magari mi viene detto: ma non è possibile, ma come, no, non è carino da parte sua. No, scherzo, cioè mi fa anche complimenti, però diciamo che lui, io e lui scherziamo molto, quindi lui mi prende molto 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 spesso in giro e il suo modo, diciamo, è più scherzoso che serio per farmi complimenti, e quindi è così. Cosa ci dobbiamo fare? Ciao! Dove sono andate la mamma e la nonna? Io non ho vinto già 2-0. Ah sì? Allora, ho preparato le castagne per da mettere in forno per stasera, perché appunto ce le avevo lì e comincio a farle, perché altrimenti poi ho paura che non siano più buone. Quindi adesso le ho tagliate dopo averle lasciate in ammollo per un'oretta circa e le metto in forno per circa mezz'ora a 200 gradi, anche se la ricetta dice 220, ma il mio è molto molto forte come forno, forse perché è nuovo, quindi le metto un pochino meno. Allora, stasera seratina sushi, l'ho appena messo nel tavolo, perché messo in tavola perché in realtà non l'ho fatto io, ci tengo a sottolinearlo, ma l'ho acquistato all'Esselunga, noi lo acquistiamo sempre lì perché a parte essere molto buono, dopo le 19 passa al 40% di sconto, quindi praticamente andiamo molto spesso nel weekend, perché non cucinando, non avendo voglia di cucinare,
Molto spesso anche dai miei lo prendiamo. Quindi, buon appetito. La situazione delle 23. Buonanotte. Allora, io sono a letto che ho appena finito di vedere la serie che sto guardando adesso, Desperate Housewives, che è infinita, perché ci sono, mi sembra, 7 stagioni, 26 episodi l'una, quindi insomma, no, cosa infinita, ma sono contenta perché mi piace tantissimo, cioè forse la serie che più mi piace tra tutte quelle che ho visto nella mia vita, e quindi insomma sono contenta perché me la sto guardando bene, e ogni tanto ci butto anche qualche film. E allora, novità sul micio: domani pomeriggio dovremo portarlo a Vigevano, perché abbiamo trovato appunto questa persona che lo prenderebbe, e quindi sono molto contenta, speriamo vada tutto bene. E quindi domani dopo pranzo, verso più o meno verso le 3:30-4, partiremo, perché ci vuole circa un'ora per andare a Vigevano, e lo porteremo da questa persona che insomma dovrebbe insomma andare davvero da una persona molto molto fidata, e quindi speriamo bene. Io sono già un po' malinconica perché ho paura un po' di piangere, di starci un po' male, perché comunque mi sono affezionata già chiaramente, e anche Giovanni sicuramente, cioè sono contenta per lui da una parte, ma dall'altra mi dispiace comunque salutarlo, no? Quindi domani poi lo saluteremo. E quindi niente, io a questo punto vi saluto, spero tanto che questo video vi sia piaciuto e che insomma vi abbia fatto piacere conoscere questo piccolo topolino che c'è di là, e che insomma mi ha fatto tanto piacere tenere, e mi fa piacere ancora tenere, perché comunque sta qua ancora una notte, e se tutto va bene domani inizierà una nuova vita. E gli auguro tutto il bene del mondo, e gli auguro chiaramente buona vita. E basta, detto questo, io vi saluterei a questo punto, visto che sono anche già le 11. Io vado un po' su YouTube e noi ci rivediamo al prossimo video. Vi mando un bacione immenso e grazie per stare sempre con me. Ciao!